Se io devo pensare veramente all'ingiustizia, a me viene il narratore degli zoccoli. Perché il fatto che, forse perché mi avrà colpito perché ero piccolo, però sapere che una famiglia era stata cacciata via dal padrone di questa cascina perché aveva tagliato un albero per fare un paio di zoccoli, beh, io lo trovavo veramente l'emblema dell'ingiustizia. Prego. Beh certo, non possiamo che considerare quell'accadimento del film oggi come un atto di grave, posso pure dire criminale, compimento di una giustizia che secondo il padrone quella era la giustizia giusta. E quindi diciamo noi a posteriori, devo parlare qua dentro, vero? Noi oggi è chiaro che con facilità possiamo, come dire, assumere un atteggiamento di giudizio critico sulla base di come noi oggi siamo divenuti a un concetto di giustizia certamente non di quel tipo di sudditanza, addirittura di schiavitù rispetto al padrone. Se ne commettono altre, altrettanto e qualche volta persino peggio. Ma io questa sera, guardate, ho messo due cose su due fogli di carta, ma in genere non mi piace parlare e seguire una scaletta predisposta, eccetera. Lascio che il pensiero fluisca libero e quindi come in una conversazione in uno scompartimento di treno, che è il luogo che mi piace molto, perché è una sorta di, come dire, di zona franca dove possiamo dire tutto, anche a volte pensieri intimi e segreti, perché sappiamo che poi, usciti da lì, tutto tornerà nell'anonimato. Bene, io vorrei parlarvi questa sera, però non voglio mancare di dirvi una cosa, per onestà. Io ho avuto la sensazione in certi momenti questa sera che noi ascoltavamo più subendo che partecipando, quasi, come dire, quasi dovessimo assolvere un dovere di ascoltare le cose che ci venivano dette, cose importanti. Anzi, mi complimento anche con questa gentile signora Migliucci, anche il nome e il cognome è grazioso, perché ha toccato, diciamo, la corda del sentimento. Bene, io voglio parlarvi di un articolo della Costituzione che non c'è, quantomeno non è stato scritto nella Costituzione. C'è dentro le parole, si nasconde dentro le parole, ma soprattutto questo sentimento è quello che ha scritto la Costituzione prima che venisse scritta, vale a dire tutto ciò che costituisce il vero fondamento della Costituzione italiana. Il sentimento come qualcosa di granitico, come la pietra angolare per costruire una casa, perché la casa sia solida. Questo sentimento ha fatto scrivere, testimoniare, con atti, con sacrifici, con eroicità estrema, ecco, tutto ciò che poi sarebbe entrato nella Costituzione. Se noi non leggiamo la Costituzione con questo sentimento, capiremo tutto in termini razionali, dei valori giuridici, della giustizia sociale, dei meccanismi per darci delle regole che creino una società vivibile e civile. Ma se non li leggiamo con quel sentimento, questi articoli perdono di spessore, di significato. Allora sono andato a rivedere
alcune pagine anch'io che avevo letto molto tempo fa e che sappiamo che sono lì queste testimonianze, quindi il sentimento di questa Costituzione scritta prima della Costituzione, sono lì, giacciono nelle pagine di questi libri che noi teniamo con cura nella nostra, nei nostri scaffali, ma ci dimentichiamo spesso di riaprire questi libri, perché c'è una grande differenza fra chi ha vissuto le radici di quella che è stata la Costituzione e le generazioni che vengono dopo. Ecco, una di queste frasi che compare in una introduzione a un libro sui condannati a morte della Resistenza, ed è Gustavo Zagrebelsky che ha scritto questa introduzione, e dice: che si ritrovano in questo sentimento da cui è nata la Costituzione, negli scritti sconvolgenti che parlano di esseri umani negli ultimi istanti della loro vita, nell'attesa consapevole della fine per mano di altri esseri umani. Allora, in questi momenti, quando si affrontano, ecco, soglie estreme come la morte, e si mantiene vivo un valore, un sentimento di un valore, questo non è scritto negli articoli della Costituzione, deve essere scritto nelle nostre coscienze. E prosegue: le parole scritte in quelle circostanze, anche quelle svuotate dall'uso quotidiano, tornano improvvisamente a riempirsi del loro significato. Chiunque perciò può farle parlare da sé senza intermediari. Senza intermediari. Vale dire assumendo su di noi la responsabilità di aderire, di capire, di condividere ciò che c'è dietro a queste parole della Costituzione. Ancora. Il pubblico a cui si rivolgono queste lettere oggi è diverso da quello di allora, quando era composto di persone che avevano vissuto quei fatti, o almeno i tempi della Resistenza. Quella generazione è quasi completamente scomparsa. Chi terrà vivo questo sentimento per cui si è scritta la Costituzione? Le generazioni che verranno. Io questa sera ho visto pochi ragazzi e ho visto anche qualcuno che a un certo punto se ne andava. Avrei voluto che ascoltassero quello che altre voci hanno scritto, voci che vengono a noi da quel sentimento, voci di cui non conosciamo i volti, spesso non ne conosciamo i nomi, ma sono quelle che, accompagnando questo testo alla Costituzione, tengono viva la Costituzione, viva nei loro presupposti morali, persino sentimentali, che la Costituzione deve avere. Se no sembra il regolamento di un condominio, e questo sarebbe mortificante per noi e per loro, per quelli che l'hanno scritta prima. Una di queste voci si chiama Giacomo Ulivi. Ecco, vedo che qualcuno dice sì con la testa. E io sapevo che avrei letto qualcosa di conosciuto, ma non l'ho fatto per rivelarvi una cosa nuova.
L'ho fatto perché tutti ci si ricordi di una cosa vecchia sempre nuova. Studente al terzo anno di facoltà di legge all'Università di Parma, fucilato il mattino del 10 novembre 1944 sulla Piazza Grande di Modena. Ecco cosa scriveva, ho preso qualche frase. Vorrei che con me conveniste quanto ci sentiamo impreparati e gravati di recenti errori e pensassimo al fatto che tutto noi dobbiamo rifare. Tutto, dalle case alle ferrovie, dai porti alle centrali elettriche, dall'industria ai campi di grano, ma soprattutto, vedete, dobbiamo fare noi stessi. Noi stessi. È la premessa a tutto il resto. Tutti i giorni ci hanno detto che la politica è un lavoro di specialisti. Lasciate fare a chi può e deve fare. Voi lavorate e credete in quello che noi diciamo. Queste ci dicevano, queste cose. Ma la politica vuol dire soprattutto attaccamento alla cosa pubblica. Aspetta che ho perso il segno. Il che non vuol dire a noi stessi, la nostra famiglia, i nostri figli, il nostro mondo. E invece ci siamo lasciati strappare di mano tutto da una minoranza inadeguata moralmente e intellettualmente. Qui parlava del fascismo. Oggi queste frasi le possiamo ripetere, chiamandole con un altro nome, stupidità, opportunismo. Se noi non abbiamo quel sentimento che tiene viva la Costituzione, non vinceremo mai la battaglia contro questo. Come vorremmo vivere domani? Si domandava allora. Come vorremmo vivere? Non dite di essere scoraggiati, di non volerne sapere. Pensate che tutto è successo perché non abbiamo voluto sapere. Modena, 10 novembre, ore 10. È stato fucilato alle ore 11. Cara mamma, ti chiedo scusa per averti fatto soffrire. Non mi rincresce quanto mi succede e quanto ho rischiato. Mi è andata male. Io spero in tempi migliori. Giacomo. Io vorrei salutarvi sperando in tempi migliori.